Un saluto a tutti i nostri video ascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bellissimo saggio appena pubblicato da Carocci, dal titolo I Cistercensi, un ordine monastico nel Medioevo, di Guido Cariboni, che abbiamo il piacere di avere nostro gradito ospite, al quale, come mia abitudine, io non rubo altro tempo perché voglio sentire cosa ci racconta di questo ordine monastico. Quindi a lei, professore, prego. Grazie, innanzitutto un grazie prima di tutto per l'invito. È un'ottima occasione, io poi sono un attento partecipante del sito Italia Medievale e di tutte le attività. E poi in particolare per l'attività che viene svolta appunto da Italia Medievale, che è un compito importantissimo, che è quello di mettere in contatto appunto l'Accademia Scientifica con un pubblico di interessati e che quindi riesce a entrare direttamente in contatto con il nostro gruppo. Detto questo, per quanto riguarda il mio volume, io mi occupo di cistercensi ormai da tantissimo tempo, mi sono occupato di questioni abbastanza locali per quanto riguarda la Lombardia, poi sono entrato in un gruppo di ricerca tedesco, per cui da lì in poi ho fatto ricerche riguardo alla struttura del mondo, al rapporto col papato, quindi qualcosa di più generale. In più, in Cattolica abbiamo anche un centro di ricerca che si chiama CESIM, quindi Centro di Ricerca sugli Insegnamenti Monastici Europei, e ormai dal 2015 facciamo tutta una serie di convegni dedicati espressamente ai cistercensi. Abbiamo fatto uno generale e poi via via, passando le abbazie, la Abbazia di Cerreto Trevigiano, abbiamo fatto Suono di Mondo, abbiamo fatto la Fiastra e poi continueremo il programma per i prossimi anni. Detto questo, pensavo di fare un volume dedicato ai cistercensi, che sono stato invitato appunto, eravamo nel 2020 in pieno Covid e non ho più tempo per scrivere, mi ha telefonato Carocci, una persona di Pino Lupi, che è una della redazione, mi ha proposto questo. Devo dire che non ci ho pensato un momento a fare un'opera di questo tipo, perché è un po' una sintesi delle cose su cui io in parte ho lavorato in questi anni. I cistercensi vengono indicati ormai da qualche decennio dalla ricerca scientifica come il primo ordine della religione. Ecco, in questo volume mi occupo dei primi 2 secoli di vita, quindi il XII e il XIII secolo, cercando innanzitutto di tratteggiare le origini di questo ordine. Di 14 capitoli, alcuni sono dedicati alla storia dell'ordine, agli aspetti principali appunto di questa esperienza religiosa, per cui la vita, il capitolo generale, il rapporto tra madre e padre e figlio, sono le cose fondamentali dell'ordine, altri invece sono dedicate a degli aspetti e dei temi su cui, più specifici, ma a mio avviso interessanti, di cui mi sono occupato in questi anni. Ad esempio, il concetto di libertà, di memoria, cistercensi, appunto la ritualità, i viaggi, il rapporto con le donne. Per quanto riguarda appunto quest'ordine, la bibliografia, diciamo così, è sterminata. Ci sono dei grandi centri di ricerca, in particolare nel mondo anglosassone. Negli anni 70 del secolo scorso, l'ordine cistercense è stato indicato con la storia dell'ordine una via di mezzo tra l'ideale e la realtà. Appunto, sono queste espressioni tra il reale e la realtà, è stata usata in moltissimi saggi e in moltissimi quasi è usata. Perché la tesi che proponeva una certa storiografia era quella di un'opposizione, appunto, con le espressioni tra il reale e la realtà, ossia un ideale originale, iniziale, che piano piano, nel corso della storia, nel corso dei decenni, abbandonato, viene attualmente messo da parte, per cui l'istituzione avanza, l'ideale entra. È quasi una dicotomia, quasi un, potremmo dire, predicare bene o razionare male.
su questa dicotomia si è sviluppata tutta la serie di ricerche statistiche. Fortunatamente, ormai questa posizione è andata via via accelerandosi. Ecco, il mio volume tenta appunto di dimostrare con i fatti, con la ricerca, come invece questo rapporto tra le aree in realtà fu un rapporto molto vivace, molto interessante, che fu la vera forza dell'ordine. Perché? Perché i cistercensi tentarono in qualche modo, naturalmente furono tutti tentativi che non furono perfetti, di incarnare l'ideale iniziale, che era quello della carità, nelle istituzioni, nella realtà e in tutti gli ambiti della vita e naturalmente declinando nel corso del tempo, perché l'ordine non rimane mai uguale a se stesso, ma naturalmente si sviluppa e cambia a seconda delle circostanze che dal punto di vista geografico viene ad incontrare. Una parte molto importante del volume, a mio avviso, è il racconto delle origini. Le origini che sono nate a partire da una serie di testi molto importanti che appunto raccontano i primi anni di vita dell'ordine. È un'origine particolarmente contrastata perché l'ordine cistercense, l'abbazia di Toda, da cui poi si svilupperà l'ordine cistercense, nasce da una ribellione. È una comunità monastica di una ventina di monaci che si stacca dalla comunità originaria per fondare qualcosa di nuovo e inizia subito ad avere un rapporto contrastato con la comunità d'origine, tanto è vero che deve per molti anni legittimare la nuova fondazione. E a mio avviso, meglio, nella lettura che questi exordia, che sono appunto i testi che raccontano le origini dell'ordine, viene data appunto di questi primi anni, c'è un imprinting che poi si svilupperà nel corso di decenni e che formerà, darà vita a tutto l'ordine. Ossia si crea una rete monastica in cui i rapporti tra le comunità sono dei rapporti non verticali, come nelle reti monastiche di XI secolo, ma sono dei rapporti orizzontali. Sono dei gruppi di abbazie, quindi non di priorati, non di prepositure, ma reti monastiche di abbazie più o meno sullo stesso piano e che sono in particolare dal punto di vista economico, dal punto di vista materiale, indipendenti. Questa è un po' la novità che poi si andrà diffondendo un po' per tutto l'ordine. Ecco, rispetto alle origini, anche qui c'è un grande dibattito in tutta la storiografia. Alcuni dicono che il testo fondamentale dei cistercensi, una sorta di protocostituzione, che è appunto la Carta Caritatis, fu oggetto di un'ideazione di un gruppo che quasi, dico a tavolino, però si misero insieme per creare una struttura dal nulla. Ecco, di con un'intuizione geniale. Ecco, la mia interpretazione invece è abbastanza diversa. Secondo me, invece, i cistercensi all'inizio quasi inconsapevolmente fondarono qualcosa di nuovo. Perché? Perché in un periodo di crisi, o meglio di profondo cambiamento, come i decenni successivi al periodo della riforma della Chiesa di XI secolo, bene, dettero delle risposte originali e innovative a dei problemi che invece erano piuttosto scottanti rispetto all'esperienza monastica, come ad esempio il rapporto tra le comunità e i vescovi e il rapporto tra le comunità tra loro. Bene, quello che per i cistercensi, per gli altri monaci erano delle difficoltà, invece, spesso succede, i cistercensi le trasformarono in una risorsa innovativa che ebbe grande successo e questo fu appunto l'origine della loro diffusione. Una diffusione che fu, diciamo così, esplosiva, nel senso che nel corso di 50 anni Bernardo di Clairvaux, l'esponente più importante dell'ordine nella prima metà del XII secolo, morì nel 1153. Bene, nel corso di 50 anni furono fondate più di 300 abbazie diffuse in tutta Europa, ma non soltanto in Europa, nel vicino Oriente e così via. Detto questo, il libro, il volume, a mio avviso, piuttosto interessante anche perché
mi sono permesso delle licenze che tendenzialmente non utilizzo nel corso dei miei studi scientifici, ossia quello di soffermarmi sulle figure, sul narrare delle vicende e delle personalità. In particolare, a mio avviso, particolarmente interessante è tratteggiare che io ho fatto di questa figura un amico di Bernardo di Clairvaux, che è appunto il vescovo Malachia di Armagh. È un personaggio estremamente curioso, nel senso che nacque nel nord dell'Irlanda. Prima fu un eremita, poi fu scelto quale vescovo della sua diocesi e incontrò i cistercensi nel 1138, perché si stava recando a Roma per il concilio lateranense. Ebbene, passa da Villatruà, dove c'era l'abbazia di Clairvaux, e qui, quando arriva l'abbazia, i monaci e Bernardo di Clairvaux sono particolarmente incuriositi. Perché? Perché vedo a Malachia come un, non dico un mendicante, ma come un pellegrino che viaggiava in povere vesti, con un gruppo di compagni a piedi, senza cavalcatura, senza niente, per cui si stupiscono, e ancor più si stupiscono quando si accorgono che Malachia è addirittura un vescovo. Addirittura Malachia chiede di entrare a Clairvaux, il Papa non glielo permette, però il rapporto tra Bernardo e Malachia continua, e per Bernardo Malachia diventa il modello del vescovo di XII secolo. Tant'è vero che ci sono dei bellissimi passaggi in Malachia, scrive appunto la vita, scusate, Bernardo scrive appunto la vita di Malachia, ci sono dei bellissimi passaggi in cui Bernardo contrappone un vescovo classico di XII secolo con Malachia. Per cui Malachia è il vescovo povero, il vescovo che dà tutto per i bisognosi, a differenza del vescovo tradizionale del XII secolo, che è un vescovo che invece costruisce palazzi, che è un vescovo che si arricchisce e così via. C'è una frase bellissima in cui Bernardo dice che per i vescovi suoi contemporanei non c'è confine all'ansia, sono sempre preoccupati, mentre, dice Bernardo, Malachia non seppe mai cosa fosse la preoccupazione per il domani. Quindi un personaggio povero, ma anche un personaggio contento, felice. Ecco, questo è interessante. Altri personaggi che ho cercato di tratteggiare sono, ad esempio, Gioacchino da Fiore o anche il Degarda di Bingen, che naturalmente non è cistercense, che però entrò in contatto epistolare con Bernardo. Bernardo l'apprezzò tantissimo. Addirittura Eugenio III chiese di valutare l'ortodossia del Degarda di Bingen, e il giudizio di Bernardo fu lusinghiero. C'è una bellissima lettera che Bernardo scrive a il Degarda: non sono io che devo giudicare te, ma sei tu che devi suggerirmi cosa devo fare. E questo apre anche uno spiraglio riguardo al rapporto tra Bernardo e le donne. Ci sono delle lettere bellissime, quasi delle lettere d'amore, che Bernardo scrive ad alcune sue corrispondenti. Ci sono anche dei fatti curiosi, ad esempio anche drammatici all'interno della storia dell'ordine. In una rete monastica così bassa in tutta Europa, naturalmente ci sono dei contrasti molto forti. E una cosa abbastanza curiosa è questa comunità sempre irlandese, siamo negli anni 40, questa comunità di Monasteranenag, in Irlanda, che viene invitata appunto dal proprio abate padre, ma non accetta la visita, e addirittura i monaci, il testo è bellissimo perché c'è una relazione che viene mandata all'abate di Citeaux, i monaci si chiudono le porte e trasformano la propria abbazia come una fortezza, per cui si riempiono di armi da lancio, si riempiono di acqua e di vivande, in modo da resistere all'assedio, e addirittura fanno entrare nel pratello interno del chiostro delle mucche per pascolare, in modo che possano, insomma, sopravvivere con il latte e con la carne che queste producono per lungo tempo. Quindi qualcosa di drammatico che fanno vedere, ma interessante anche dal punto di vista materiale, che fa vedere appunto tutta una serie di aspetti di vita pratica, e come quest'ordine non fu un perfetto carismo,
ma fu qualcosa che tentò di svilupparsi, di creare dei contatti nel corso di tutta Europa, talvolta ci riuscì, talvolta cose furono forse più problematiche. Per ultimo, la cosa interessante è che il mio libro si occupa di XII e XIII secolo, ma i cistercensi vivono ancora, ci sono ancora un ordine, sia maschile che femminile. Per quanto mi riguarda, io non ho avuto, ho avuto soltanto dei rapporti sporadici con i cistercensi contemporanei. Io ho collaborato, lavorato e tuttora collaboro con un gruppo di ricerca dell'Università di Dresda che si occupa di storia comparata degli ordini religiosi. Ebbene, questi ricercatori non sono ricercatori cattolici e non sono neppure battezzati, nel senso, venendo dalla Germania dell'Est, poi. Per cui perché si interessano dei cistercensi, o meglio degli ordini religiosi, in particolare cistercensi, certosini, premostratensi e poi ordini mendicanti? Perché sono un fenomeno istituzionale di eccezionale importanza, non per la storia della Chiesa, ma per la storia del Medioevo nel suo complesso, perché furono delle istituzioni particolarmente sperimentali, particolarmente innovative e che suggerirono anche in altri ambiti della vita medievale delle, appunto, delle soluzioni che sembravano quasi impossibili da realizzare. Fu un po' del ripista. Detto questo, una cosa curiosa, mi è capitato qualche anno fa di leggere un'intervista all'attuale abate generale dell'ordine cistercense che è Mauro Lepori, che è stato recentemente rieletto. E la cosa interessante è perché tra l'altro l'esistenza di abate generale è qualcosa che nel Medioevo era impossibile, nel senso che l'organo fondamentale di governo dell'ordine era il capitolo generale. L'abate generale, io all'epoca stesso, cioè qualcosa che i cistercensi medievali non conoscevano. Detto questo, nell'intervista che ho letto, appunto, il giornalista chiese all'epoca qual era la caratteristica principale, il valore connotativo del suo ordine nel XXI secolo. Ecco, a questo punto mi sono fermato, non ho letto avanti, ho pensato tra me quale fosse l'ideale fondamentale dell'ordine nel XII secolo e quindi nell'epoca che ho studiato io e mi sono dato questa risposta. L'ordine, l'ideale fondamentale era, al di là della Caritas, era la libertà, ossia l'unanimitas, ossia la possibilità per ogni abate di decidere di appartenere all'ordine, non era obbligato di appartenere a questa rete monastica. Bene, poi data questa risposta mentale, sono andato avanti nella lettura della risposta di Lepore nel XXI secolo e anche lui, mi sono veramente quasi commosso, ha detto: il valore fondamentale è la libertà, se è la libertà. E questo è particolarmente interessante perché là cambiamenti istituzionali eccezionali che ha avuto l'ordine, quasi irriconoscibile rispetto al modello medievale, bene, sicuramente un nocciolo che continua e che si è mantenuto nel corso dei secoli. Ecco, semplicemente questo. È interessante questo aspetto, davvero interessante. Io peraltro ho una passione per questo ordine, per la sua storia e per la sua eredità, perché le abbazie cistercensi sono ancora oggi lo specchio di quello che furono nel Medioevo, molto rimaneggiate, riviste, però diciamo nelle loro strutture sono le stesse e mi hanno sempre incuriosito alcune cose, no? Come è stato possibile che un ordine che avesse raggiunto queste dimensioni e questo potere, perché parliamo di centinaia e centinaia di abbazie sparse in tutta Europa, a un certo punto potesse decadere come è decaduto. Il discorso della commenda è una parte di questo aspetto, ma è come se non si fossero accorti che la società intorno a loro stava cambiando e l'arrivo degli ordini mendicanti li abbia colti di sorpresa. È un po'
come dire, un po' spiazzati, loro che si erano sempre andati a insediare fuori dalle città, quando le città ovviamente non erano importanti come nel XIV secolo. Ecco, queste sono le cose sulle quali io continuo a interrogarmi e continuo a studiare perché è indiscutibile che da un certo momento in poi i francescani e i domenicani abbiano soppiantato da tutti i punti di vista l'ordine cistercense. Lei cosa ne pensa di questa idea? Sì, io nel volume mio di XII-XIII secolo. Ecco, nel XIII secolo, nel 200, è un periodo abbastanza interessante perché le due esperienze riuscirono a convivere. Certamente, per portare avanti un'idea innovativa di sperimentazione per molto tempo è quasi impossibile, nel senso che comunque la storia, le circostanze storiche sono in continuo cambiamento. Certamente è qualcosa di particolarmente impressionante per i cistercensi fu il loro rapporto col papato. Ecco, nel XII secolo è anche il papato che continua a cambiare. Nel XII secolo i cistercensi azzeccarono tutta una serie di mosse. Ad esempio, parteggiarono per, in particolare Bernardo, per Innocenzo II, nello scisma con Anacleto II, e poi furono i grandi, almeno cento dell'ordine, grandi fautori di Alessandro III. Quindi delle mosse politiche che permisero loro di avere un rapporto privilegiato col papato e di ottenere tutta una serie di privilegi. Ecco, qualcosa sicuramente cambiò all'inizio del XIII secolo, in particolare con Innocenzo III, che i cistercensi non amarono per niente, diciamo così, e poi naturalmente che il papato cambiò, diventò più centralizzatore, ebbe bisogno di strumenti più efficaci, più legati a se stessi, e questi strumenti furono appunto gli ordini mendicanti che diedero in termini di pastorale, di predicazione, anche di propaganda, un aiuto al papato che i cistercensi, proprio in quanto ordine monastico che si era creato in un certo senso un mondo chiuso, non potevano dare. Si è proprio le esigenze che la Chiesa aveva nel corso del XIII secolo che erano diverse rispetto a una fondazione di un ordine che si era sviluppato nel corso del XII secolo. Detto questo, però, non possiamo dire che l'ordine morì nel XIII secolo, ma si sviluppò poi con la commenda fino al Settecento, fino alle soppressioni. Noi abbiamo comunque una serie di istituzioni che funzionavano. Poi ci furono le grandi congregazioni. Ad esempio, noi siamo in Università Cattolica, la stessa abbazia di Sant'Ambrogio a fine 400 divenne un'abbazia cistercense, sede della Congregazione di San Bernardo in Italia, insieme a Chiaravalle. Insomma, la storia cambiò. Certamente, forse, almeno per mio punto di vista, che è quello di uno storico istituzionale, meno interessante dal punto di vista innovativo, sperimentale. Ecco, XII e XIII secolo sono sicuramente il periodo, in questo senso, più fiorente perché è più originale. Ecco, diciamo così. Sì, condivido questa lettura perché è effettivamente andata così. Io adesso starei qui ora a parlare con lei di quest'ordine monastico e soprattutto del periodo d'oro, no? Perché l'innovazione non fu soltanto di tipo istituzionale, ma fu proprio un'innovazione a tutto tondo, persino a partire dal modo di costruire le abbazie, tanto per dirne una, no? Che diventarono un modello. Una grande innovazione economica, anche ad esempio, per cui. Certo, ma io a volte ridendo dico che sono stati il primo multilevel marketing della storia, della nostra storia, perché avevano veramente una struttura unica nel loro genere, che permetteva a un monaco di essere a casa sua in qualunque posto dovesse andare, ritrovando la stessa biblioteca di base, ritrovando gli stessi spazi, ritrovando le stesse liturgie, quindi era veramente qualcosa di
davvero importante e particolare. Professor Cariboni, io la ringrazio e ne approfitto per ricordare il titolo del suo volume, così chi vuole comprenderlo meglio, quest'ordine può andarselo ad acquistare. E il titolo è I Cistercensi, un ordine monastico nel Medioevo, appena pubblicato da Carocci. Sono 244 pagine per 20 euro, quindi una cifra assolutamente abbordabile. E io consiglio di correre in libreria e comprarlo. E a questo punto la ringrazio tantissimo per aver accettato il nostro invito e consiglio ai nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro sito che è www.italiamedievale.org. E vi do appuntamento alla prossima video presentazione. Grazie ancora. Grazie a lei, buon lavoro.